Ciao Chiara. Ciao Michela, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci troviamo qui con Michela Crivellaro, e poiché ultimamente ho fatto dei percorsi, dei seminari con Michela e sono così stata entusiasta, ma ho trovato anche proprio dei benefici concreti. E che ho chiesto: Michela, posso organizzarti veramente un seminario? Anche perché una delle mie seconde passioni è proprio l'organizzazione e dare l'opportunità a molte persone di utilizzare e di guarire certi aspetti personali che possono davvero migliorare la vita. Quindi, Michela, ti chiederei una presentazione a tutte le persone che non Grazie. Ti conoscono ancora per il momento. Grazie, questa è la presentazione più bella che potevi fare tu, e di questo ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti, incontrarti, perché no, anche essere qui con quello che può essere un obiettivo nuovo insieme di queste forze, di talenti che si uniscono, quindi grazie. E mi occupo di formazione, sono specializzata in decodifica biologica, quindi il mio lavoro volge lo sguardo all'interno, al mondo dell'inconscio e quindi a tutto ciò che, muovendosi come un'energia che sorge dall'interno, porta poi in manifestazione un certo tipo di realtà. Quello che oggi stiamo per fare insieme, per creare insieme, è il progetto legato al denaro inconscio e denaro, un seminario che terrò a Mestre il 27 di gennaio. Esatto. Perché anche dobbiamo considerare il fatto che l'essere umano molto spesso pensa di essere separato nel senso: il denaro è qui, io sono qui, la Chiara è qui, io sono qui. In realtà tutto ciò che si muove nelle nostre realtà è originato da un'unica energia, un unico flusso, per cui le manifestazioni che tu vedi nella tua realtà, anche finanziaria, corrispondono poi a quelle che sono le tue realtà che sorgono all'interno, quindi nel tuo mondo inconscio e non solo. Parlerei anche di super inconscio, cioè quella parte di energia che attrae un fine molto più evoluto, più elevato. Per esempio, ti faccio un esempio, sì. Ci sono delle persone che svolgono dei lavori, delle professioni che non amano profondamente, e che portano magari anche uno stato di stress nella loro esistenza, ma lo fanno per avere un sostentamento economico, quindi avere uno stipendio a fine mese. Ma magari hanno dei doni, dei talenti che sono naturali, bellissimi e che potrebbero rispondere ai bisogni delle persone, quindi anche di altri, ma non lo portano poi in manifestazione, quindi in professione, perché hanno paura che quel talento non fruttifichi, quindi non porti denaro. Quindi tutto ciò che sta dietro è naturalmente una programmazione, una credenza, delle convinzioni e anche, mi permetto di dire, un'educazione che spesso è fuorviante e ci porta ad avere un concetto del denaro come un qualcosa o di sporco o di cui abbiamo paura, quindi vive anche dei nostri giudizi, i sensi di colpa, i giudizi che noi abbiamo in relazione a questo, per cui è veramente gravato da una serie di elementi inconsci o consci che poi producono un certo tipo di realtà. Forse non siamo consapevoli di quanto in realtà possiamo essere grandi e potenti. Potenti nel senso che possiamo liberamente manifestare tanta abbondanza, tanta prosperità, ed è quello che la natura ci insegna. Certo. Io vorrei fare un passo indietro, prima di entrare proprio nello specifico del seminario che andremo a proporre appunto il 27 gennaio a Mestre, raccontando proprio in pratica quello che mi è accaduto, perché sono stata così entusiasta, così bene dopo questo corso, che veramente è proprio volerlo donare alle persone. E mi ricordi il nome del primo seminario? Tu sei venuta a uscire dal karma di famiglia, amarsi e amare. Sì. E poi il secondo è stato quello sulla trasformazione, ecco, di stadi profondi di coscienza per il cambiamento. Bellissimi entrambi. Diciamo che concretamente dopo il primo seminario, che abbiamo lavorato appunto anche sulle ferite emozionali, anzi molto,
Quello che ho sentito davvero all'interno di me e che poi ha scatenato tutta una serie di reazioni positive con i miei familiari, i miei amici, le situazioni positive che mi attraevo a questo punto, è stato proprio sentire come un ricucire all'interno della mia pancia, del grembo, e non avere più quel senso di vuoto, di mancanza, anche perché in questo periodo ho fatto grandi cambiamenti, sono uscita di casa e quindi quella parte di unione con me stessa. E quando sono tornata a casa, anche poi abbiamo fatto la sauna, nel senso che dopo i corsi qualche volta di Michela ci si rilassa così, no, per ripristinare il lavoro. E quindi ho sentito questa completezza e nei giorni seguenti, nei mesi successivi, ho sentito proprio del benessere, ma proprio concreto. Il secondo corso è stato proprio una vera trasformazione e da libera professionista ho visto accadere cose, attrarre a me clienti o arrivare delle proposte di cui proprio neanche mi permettevo. Di accedere. A questo punto però anche a me, Michela, manca un tassello, nel senso che è già da anni che faccio dei corsi, mi hanno aiutato a sbloccarmi, ho visto situazioni risolversi, però a livello di denaro va bene da una parte, nel senso che le mie entrate sono più alte. Però a fine mese sono sempre zero, per cui dico, a questo punto abbiamo fatto 30, facciamo 31. È proprio per questo che mi affido a te nuovamente, dopo essermi trovata molto bene, anzi ti ringrazio, e per questo seminario. Grazie a te. Beh, questo aspetto lo vedremo insieme il 27 di gennaio, perché chiaramente è un laboratorio che tocca diverse sfumature di ciò che sono i nostri atteggiamenti, le attitudini, i risultati, anche i comportamenti. Per esempio quello di cui tu parli è proprio una specifica programmazione del cervello che ci riporta ad avere un limite, ovviamente il saldo finale, sì, che è già programmato, è come se fosse già impostato, e il cervello conosce solo te e riprogramma ciò che ha già come informazione. Per questo la ragione di un lavoro su di sé è anche portare nuove informazioni, è come una ristabilizzazione di una nuova coerenza per poter produrre un risultato che è attestato a un piano superiore, anche proprio di, sto parlando in questo caso, di quello che è il saldo economico alla fine, perché l'importanza è anche quella di avere disponibilità e quindi ricchezza a sostegno di quelli che sono i nostri progetti dell'anima. Quindi la vera ricchezza è anche tutto ciò che tu fai muovere attraverso le risorse. Per esempio, una persona che ha un desiderio profondo di realizzare qualcosa per la comunità, un progetto nuovo, un investimento, anche magari in un servizio che può essere utile anche agli altri, se il saldo è zero è evidente, esatto, che andiamo a ridurre quello che è il nostro desiderio più profondo, quindi è una castrazione, una limitazione. Invece sapere come funziona, conoscere le leggi biologiche del denaro, della materia, significa anche poterci riprogrammare nel nuovo in un modo più coerente, vicino ai nostri desideri più profondi. Quindi uscire dalle limitazioni, ma questo lo faremo insieme, perché comunque è anche molto pratico, molto esperienziale, vedrai. Sì, si possono magari anche riscoprire qualche sogno nel cassetto che avevamo un po', almeno nel mio caso, accantonato, uno per paura di essere un po', forse troppo a volte, anche presuntuoso, ma magari è quello il percorso, no? E quindi rispolverare quei sogni e di conseguenza avere la disponibilità economica per poterli realizzare e donare agli altri. Quando noi aderiamo profondamente a quella che è la nostra visione e mettiamo coerenza interna in relazione a quella che è la visione, parlo più di visione rispetto al sogno, nel senso che differenza c'è? Il sogno è un qualcosa che io vedo nel futuro, dico quando io potrò realizzare questo sarò felice, però parte da una presunzione di mancanza, quando da un concetto. Avrò la casa, quando avrò la macchina X. Esatto, okay. Parte da una percezione di mancanza
e innesco un pensiero che volge al futuro. Invece la visione è già qualcosa che è già presente nelle tue emozioni, nella tua immaginazione, lo senti, lo vivi e trasuda già alchemicamente proprio, lo senti nelle tue cellule vibrare e quindi porta ad una vibrazione che tu manifesti e passi anche agli altri. Invece il sogno parte da una percezione di mancanza, quindi c'è una sottile ma importante differenza. Quindi magari il sogno, un mio studio personale con tutte le caratteristiche, in realtà mi sto limitando perché potrebbe arrivarmi molto di più di quello che io immagino. Infatti voglio farti una confessione. Sarà che stiamo entrando un po' anche nel flusso, anche se non conosco esattamente cosa si farà appunto durante il seminario. Grazie per la fiducia. No, fiducia perché guarda, io mi sto muovendo e in questi giorni praticamente clienti nuovi, proposte nuove, mi si sta già muovendo veramente delle opportunità importanti. Quindi credo sia anche un po' per legge, no? Di attrazione, di risonanza e credo che potrei veramente portare avanti quel mio sogno che in questo caso non lo svegliamo, che però vorrei davvero portarlo avanti per fare la mia piccola parte e migliorare questo mondo. Bello, bello, anche perché quando sei coerente, integro con la tua visione, dunque il tuo sogno, in realtà è il denaro che insegue te, cioè è la manifestazione. Ecco la buona notizia. Quando tu parli della manifestazione, cioè l'attrazione, che cos'è? Il principio dell'attrazione si muove attraverso un desiderio, una tua vibrazione che è co-creante rispetto a quella che è la sincronicità, quindi diventiamo un po' divini, ok? E si materializzano cose anche molto importanti, molto grandi, nella misura in cui c'è anche fede. Fede intesa come fiducia nelle tue possibilità e capacità. Ecco, diciamo che la conoscenza ti porta ad aprire la mente e ad aprirti anche ad un mondo di connessione più potente, questo sicuramente. Quindi noi abbiamo un talismano interiore, in qualche modo, wow, che attrae, attiva e genera totalmente quello che è anche un potere divino in noi. Ed è questo il punto, cioè la non separazione tra ciò che in realtà si manifesta e ciò che è la tua energia interiore. Per questo la riprogrammazione è importante per portare più felicità. Quindi la felicità che vibra in te, la gioia di una visione, il potere personale, la conoscenza, inevitabilmente portano al risultato che magari è ciò che nemmeno ti saresti sognato, perché molto spesso pensiamo di essere piccoli e di non meritare questa grandezza che invece è l'infinito amore che siamo. Sì, mi ricordo anche questa bellissima poesia che in sostanza dice: non è il buio, il nostro buio, ma è proprio la luce quella cosa che ci spaventa di più. È vero, paradossalmente siamo più spaventati dalla luce che dal buio, perché nel buio forse siamo anche abituati in certi contesti, spesso ci si abitua anche al peggio, no? Si dice. Sì. E quindi magari è anche un comfort, perché tu quella situazione la conosci, hai imparato a padroneggiarla, comunque a gestirla, a navigarci dentro, e il cervello sai che ama le abitudini, mentre l'ignoto può spaventare. Però l'ignoto, se in realtà lo porti già come noto, perché dai già delle informazioni, quindi ti prepari in prevenzione prima, allora sì che il cervello ti accompagna, questo potente motore, unitamente a questo potente motore, il cuore, ti accompagnano in coerenza a ciò che profondamente... Sì, mi aggancio qui a proposito di comfort, parlando così con alcune persone, amici, collaboratori che appunto proponevo il seminario, mi hanno detto: Chiara, io sto bene così, nonostante magari alcune persone sapessi già, no, in anticipo che magari per la realizzazione del proprio sogno personale o uno studio privato o cambiare lavoro, in realtà mi verrebbe da dire sì, ne avresti bisogno. In questo caso qui cosa... Il desiderare
è proprio inseguire la propria stella. Ma se io non sento profondamente, non sono in ascolto di ciò che vibra nel mio mondo interno, nell'anima, in quello che è il mio profondo senso di realizzazione, quello che è il mio profondo dono, se io non mi conosco, probabilmente mi accontento di un qualcosa che già conosco, che quindi non, probabilmente non mi spinge neanche a desiderare quel qualcosa in più, perché è un qualcosa che è già stabile nella mia esistenza. Quindi questo parte da un concetto nel totale rispetto, che ognuno ovviamente può anche sentirsi bene nella propria dimensione, okay, in cui è, però perché non portare anche comunque conoscenza, anche per esempio hai dei figli, che tipo di educazione trasmetti anche a livello proprio in un mondo che è molto variabile, in un'economia che sta evolvendo, che si sta trasformando. Sì, tu parlavi proprio di economia, come l'hai definita? Dell'uomo consapevole. Cioè io credo in una nuova economia, quindi un'economia in cui le persone siano innanzitutto coerenti con il proprio talento. E quindi immaginiamo se ognuno di noi incarna e prende la responsabilità di legittimare il proprio talento e lo porta a fattor comune. Questo porta ovviamente più felicità, perché la persona, quando è in coerenza con ciò che è il proprio dono, chiaramente sta molto meglio, è più fluida in ciò che fa, nelle azioni, nel pensiero, nelle connessioni e quant'altro. E naturalmente la felicità, lo stato di energia interna e perché no anche l'eccitazione in ciò che fai muove ovviamente un altro tipo di sentire, di sensazione, di percezione e naturalmente di risultato. Quindi l'economia dell'uomo consapevole è l'economia dell'uomo che si è ripreso il proprio potere, la propria responsabilità e perché no anche la propria dignità di migliorarsi, di essere e manifestare ciò che profondamente vibra nel proprio senso. Cioè c'è un progetto senso in ogni esistenza, quindi la tua vita sicuramente è mossa da un perno attorno al quale tu ruoti, magari non ne sei profondamente consapevole, ma se la osservi vedrai che stai piano piano realizzando un disegno che si dispiega mano a mano, perché la coscienza si espande, si dispiega con gradualità. E quindi il fatto di prendere la responsabilità di questo, di dire sì, io sono questo, significa portare autenticità nell'economia, e se porti autenticità nell'economia non c'è più il bisogno di competere, di predare o di entrare in meccanismi virtuosi, la crisi, ho paura, eccetera, eccetera. In realtà ti rimetti in coerenza e le cose fluiscono in un modo totalmente naturale. E quindi anche nelle negoziazioni, quindi nei rapporti anche commerciali, c'è uno spirito e un sentire completamente diverso, c'è spazio per tutti. Sì, vorrei quasi sperare che proprio questa crisi sia la crisi non tanto economica di per sé, ma proprio di quelle cose vecchie, diciamo, quindi esatto. Modalità ad esempio di leader che adesso sono passate, quindi una nuova coerenza, appunto. Mi auguro che sia questa la crisi. Certo, sono concorde con te, è la crisi di un paradigma, sì, un paradigma che non è più sostenibile, perché è un paradigma poco umano e molto meccanicistico, se lo guardiamo. Quindi è normale che siamo entrati umanamente in questa, chiamiamola crisi, che poi crisi non è, perché in realtà offre l'opportunità per chi si unisce alla propria consapevolezza di avere estremo successo, perché proprio ora, più che mai, dove la tecnologia comunque sostituisce anche molte attività umane, sì, quindi c'è anche di sostegno in un certo senso, ma la creatività, l'attività dell'anima, ciò che viene da una profondità di connessione non può essere sostituita o sostituibile. Di conseguenza c'è molto spazio in questo momento. È chiaro che il leader, che una volta veniva considerato tale e che usava il potere sugli altri, oggi viene messo profondamente in difficoltà. E il vero leader oggi è colui che si ama e che ama, e dunque è in grado di far trasmettere quello che è la passione, il senso di appartenenza. Per esempio, immagina un imprenditore leader
che si ama e ama, come fa stare il proprio gruppo, la propria squadra, come si sentiranno le persone in un contesto, in un clima di questo tipo. Allora, ovviamente, la persona più motivata a collaborare, a cooperare in vista di una visione. Ecco il potere della visione. Quindi è chiaramente un'economia che ha dei capisaldi, degli elementi di profonda coscienza e consapevolezza, e tutto cambia. Le aziende di successo oggi sono aziende che hanno una profonda visione e che hanno un perché molto forte. Perché lo sto facendo? Per esempio nella mia attività, sì. Perché sto facendo questo? Beh, innanzitutto perché ovviamente nella mia vita ho portato un grande cambiamento, io stessa sono una persona che ha un passato anche in cui ho lavorato nelle multinazionali, eccetera, ma la mia crisi personale mi ha portato a ribaltare tutto ciò che avevo creato per unirmi in realtà al mio profondo sentire. E quindi ad uno stato di coerenza personale. È chiaro che questo lo fai anche toccando e attraversando il dolore, e questo è normale in tutti i cambiamenti. È come una piccola morte che porta poi ad un'altra rinascita. Il mio perché è, avendo scoperto ciò che si prova mettendosi in coerenza, e quindi lo stato di gioia e di felicità nel proprio lavoro, che non è più un lavoro perché è parte di te, aiuto le persone a potersi mettere in coerenza per sviluppare più felicità. Quindi bellissimo. La mia visione è quella di avere una nuova economia, persone più felici, nel mio piccolo porto questo e allargo a macchia d'olio, perché chiaramente più persone vengono coinvolte in questo processo e più creiamo qualcosa di grande, siamo comunque sempre di più. Bene, sai cosa mi è venuto in mente? Io ho fatto tanti corsi appunto di crescita interiore, ho sperimentato tante cose e diciamo che la differenza e il perché mi sono sentita proprio di metterci la faccia in prima persona nel promuovere Michela è proprio perché ho sentito questa differenza. Te la potrei, sono molto visiva, quindi con le immagini lavoro come grafica, per cui ti posso raccontare questa cosa. È come se nei lavori precedenti ci fossero due vasi, no? Con l'acqua sporca e con la polvere al di fuori. Quei lavori precedenti che ho fatto era come se ripulissi la polvere al di fuori. I lavori che ho fatto con Michela invece è stato un ripulire l'acqua dentro per poi risprendere fuori. Bello, bellissima questa immagine. Grazie. Ecco, io sono visiva, quindi l'ho un po' decodificata in questo modo. E quindi credo sia davvero un dono, Michela, al di là che è diventato la tua professione, ma è proprio appunto perché dicevi che il talento, se messo a disposizione di tutti, diventa un dono così prezioso da farne un bene per gli altri. Quindi, prodigioso, sì. Grazie Michela. Grazie, grazie Chiara a te. E io ricorderei comunque Michela di seguirla nella sua pagina Facebook, perché al di là del seminario che faremo appunto a Mestre il 27 gennaio, e ci sono tantissimi altri corsi che infatti mi propongo già per marzo, aprile, ne faremo tanti altri. Mi auguro che ci siano tantissime adesioni. E appunto, Michela Crivellaro, puoi dire il nome della tua pagina? Michela Crivellaro, counselor e formatrice aziendale. Questa è la mia pagina pubblica, e poi ovviamente Michela Crivellaro come diario personale nella pagina privata. Perfetto, ti ringrazio Michela. A presto. Grazie, allora. Chiara, a presto. Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo presto, grazie. Ciao. Ciao, buona vita.